Natural homemade happiness. Mi sono spaventata, aiuto! A 15.000 like faccio una settimana da vegana. Bene, dunque oggi sono tornata con un nuovo video delle 100 giorni challenge. 100 giorni challenge. Sapete come funziona? Qua dentro ci sono 50 consigli di cose da fare a casa e 50 consigli di cose da fare in giro, tutte cose molto molto carine, e la sto facendo proprio insieme a voi per scoprire cosa c'è dentro questa scatolina e fare nuove avventure. Dico anche che su Instagram sto facendo la 30 days challenge della felicità, quindi vi lascio anche il link in descrizione per acquistarlo e anche il link per seguirmi su Instagram, cosa che mi sembra un po' fondamentale. Andiamo a vedere che cosa ci propone la nostra scatolina. Dunque, oggi è una giornata un po' pimentata, quindi io direi di fare away, perché noi saremo in giro tutto il giorno. Qua diciamo che è sempre un po' spoilerato, perché quando io tiro già vedo il prossimo. E questo è meet a friend for a coffee or a cocktail. Lo stacchiamo e oggi faremo proprio questo. In realtà non sarà proprio un cocktail, un coffee, ma ben di più. In pratica Charlie ha scoperto questo posto che si chiama Flower Burger, che fa degli hamburger vegani e vegetariani super mega colorati, cioè sono proprio tipo blu, rosa, azzurro. Ma nel video dico che se arriviamo a 15.000 like faccio una settimana da vegana. Fate voi, io ve la butto lì. Fate voi. Scrivetemi nei commenti il vostro cibo preferito. Ok, buona visione. Amici, stiamo andando in questo posto che si chiama Flower Burger, in cui fanno hamburger tipo vegani, vegetariani, ancora non abbiamo capito. Allora, ve lo giuro che non sta diventando un'abitudine, non sto diventando vegana né vegetariana. Domani mi mangio una bistecca di quelle grandi come me. Non dire queste cose che poi nei commenti tutti, perché no, guarda che essere vegani è una cosa positiva, che... È una cosa positivissima, ma non fa per me, vi dispiace molto. Però stiamo andando a provare questi burger, sono tipo coloratissimi, quindi non vedo l'ora di provarli. Ecco il Eccolo, c'è il fiorellino. Andiamo a vedere come sono. Quindi sarà pronto una roba senza carne, senza robe varie. Però quello che mi hanno detto sono proprio bellissimi da vedere. Speriamo che siano buoni, perché abbiamo rinunciato a un sushi per venire qua. Quindi speruma. Natural homemade happiness. Our burger. Vediamo. Bello, adesso me li leggo tutti e vediamo. Ma quanto è tenero il menù? Bellissimo. Da solo il menù mi piace un botto. Sono tutti gli hamburger colorati. Oddio, quello viola. È super gay. È fatto per te proprio. Vediamo. Ragazzi, è una scelta veramente molto ardua, perché ci sono tutti i panini che sono molto buoni. C'è il Mamma Mia Burger, che è quello speciale della casa di oggi, che sembra molto molto buono. Io non so, sono molto molto indecisa. Ma perché non provi a far decidere ai follower su Instagram? Vede che esperienza. Loro non lo sapranno finché non guardano il video. Sei brava, sei molto brava. Adesso provo, provo a chiederle. Ok, provo a chiedere. Un occhio gigante. Però altra cosa li faccio scegliere. Ragazzi, sono in questo posto che si chiama Flower Burger, in cui ci sono degli hamburger tutti coloratissimi, una figata. Ma non so quale scegliere, quindi mi aiutate a scegliere. Vi metto qua il quiz, votate anche se non è la scelta giusta. Ve ne metto una a caso di scelta. Però vi metto tutta la lista degli hamburger e mi dite secondo voi quale dovrei scegliere. Votate, 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 votate. Allora la sfida si infittisce tra Fungo e Mamma Mia Burger. Chi sarà il vincitore? Però ci sono un botto di voti per entrambi, gli altri invece stanno perdendo miseramente. E la scelta era tra Fungo, Mamma Mia Burger, Spicy Cecio o Flower Burger. Allora, ho un sacco di voti per il tofungo, che praticamente è pan ai 7 cereali, più di pisilini e tofu affumicato, pomodorini, funghi, insalata e spinaci, salsa fungosa. L'unica cosa è che il tofu non mi fa impazzire, quindi si può cambiare il burger, cambierò solo il burger e prenderò probabilmente quello o di lenticchie o di ceci e d'oro. Per il resto rimane tutto uguale. Vado a ordinare, devo andare a ordinare. Certo, ti fai il video tu ordini. Quindi tu vuoi? Un'unica cosa. Allora, io voglio il... Tu devi ricordarti tutto, perché... No, me lo segno. Scrivere, se no non vale, la challenge è che non te lo devi scrivere. No, ti prego. Allora, io voglio il Mamma Mia, però senza pomodori, e le patate secche. Dai, dai, ma senza pomodori, è meglio, no? E senza pomodori. Sì. Cecio, e che cos'è la salsa tartarella? Vado. Ciao. Allora, ti chiedo, due Mamma Mia burger, tutti e due senza i pomodori. Vabbè. Con patate, una patate sevori e l'altro edamame. Un cheesy cecio senza la salsa tartara, tartarella. Poi il tofungo, se possibile cambiare il burger. Qual è il buono tra ceci, orzo e lenticchie? Da bere? Oddio, da bere, non lo... Da bere? Cin. È una passione cameriera, eccola qua. Wow! Grazie. Va bene. Allora, la maggioranza
ha votato alla fine il tofungo, insalata, carne quella finta, funghi, pomodoro, patate. Anche i vostri sono bellissimi, raga. Questo qua è rosso, non si vede per niente, ma è rosso. Quello invece è nero. E invece ha preso gli edamame. Mamma mia burger, me lo fai assaggiare? Anche lui era un finalista, tra l'altro. Mi fai assaggiare? No. Io mi sta cadendo tutto. Aiuto, mio Dio, è gigante. Guarda anche in base alla mia testa. È gigante. Ok, proviamo. Primo morso. No? Dentro un sacco di funghi. Buonissimo, il vostro è buono? È molto buono. Molto molto buono. Poi a me i funghi piacciono un botto. Sono molto contenta. È un botto. Ma è grosso e rosso. Entrambe. Poi c'è di carne, come se fosse. Anche le patolle, molto buone. Questo è quello di Francesca, uguale a quello di Charlie. Il mamma mia burger, l'altro finalista. Dentro c'è il mondo. Ed è rosso, proprio rossissimo. Vediamo. C'è anche la salsa di pomodoro. Sembra ketchup ma non è ketchup. Molto molto buono. Mio, ti piace? Moltissimo. Mi si sta smontando. Aiuto. Anche l'impiattamento è molto carino. Molto rurale. Approvato. Se volete fare una cena un po' diversa, Flower Burger, molto buono. Tra l'altro ce ne sono due. Venezia e l'altro in via Tortona. Non sembra neanche vegetariano. Vegano questo? La maionese mischiata con la salsina è vegana. Anche le patolle buone, un po' spicy. Buonissime. E non sono le patolle fritte tipiche, sono proprio i pezzettoni che a me piacciono un botto queste al forno. Amici, il panino che avete scelto è veramente buono. Ottima scelta. Grazie. Anche loro ormai, vabbè, questi se ne sono sgagnati tutti, cioè, finito. Anche il suo è buono. Procede bene, proprio leggero, cioè non ti senti neanche troppo schifosa poi. Sei pieno o schifoso? Chi non vorrebbe mangiare un panino colorato? Io ho preso l'unico che non è colorato, però vabbè, sono carino. Era cambiare. Era bianco. Poi voglio provare il salame di cioccolato. Un po' gigante. La. Salviettine per le mani. Allora, a 15.000 like, non ci arriverò mai, perché sono tanti. A 15.000 like faccio una settimana da vegana. Io ho fatto. O 10.000, 15.000, una settimana da vegana. O fai la settimana detox. Conto su di voi, siamo proprio vegana, cioè veganissima. Sì. Oddio! Carina. Che schifo. Devo ancora finire solo le patate. Quando mi prepari la colazione? Se di finisco nuovo. Io. Questa è la tua colazione. No, attende. Mi sono spaventata, aiuto! Attendere se ti morde ti passa la moto di spaventate. Insomma, i panini non ci sono piaciuti per niente. Proprio non li abbiamo mangiati nell'arco di un nanosecondo, no? Per niente. L'antipasto era buono, di primo cosa c'è? Dolce? Sì, sì. Dolce? Sì. Grazie ai miei occhiali. Commenti dovete scrivere hashtag ciao Lennon. Sembra un po' John Lennon, guarda qua. Allora, i dolci c'è o il salame al cioccolato, il flower nutty o il flower cream. Io voglio il salame al cioccolato. Anch'io. Quattro dietetiche soprattutto. Vai tu, no, dai, vai tu. E io viaggio in pace. Dai, ma io sono andata a prendere cose. Dai, per favore. È anche facile, quattro salame al cioccolato con una lista. Allora, questa discesa. Che discesa bella. Vai, vai. Oh, che brava. No. Secondo voi l'abbiamo preso il dolce? Non abbiamo resistito, raga, facciamo schifo, facciamo schifo. Adesso sta leccalo un po'. Leccalo. Salame al cioccolato, guardate, senza burro. No, è buono. È una mappazza sulla ciccia, però buono. Questo qua non va sulla ciccia, perché essendo vegano non c'è il burro. Può essere una banana ciccia dove c'è un po' di zucchero, che ti mette lo zucchero in circolo, dà un po' di calorie, ma non così tanto da andare nella ciccia. Ma me frega. Cena finita. Sono molto molto piena. Questo dolce mi ha dato il colpo di grazia. Ma era veramente buono. E ne ho lasciato ancora un po'. Quindi ce lo portiamo a casa per domani. Puoi non lasciare un po' di dolce da portarti a casa? No. Sento ubriaca di cibo. Cena finita. Molto molto buona. Approved. Ragazzi, Flower Burger. Approvato se siete di Milano. Ma in realtà ho visto che c'è in un sacco di città. Torino, Roma, Bari. Andate a vedere anche il loro profilo Instagram, perché vedete anche tutte le altre città in cui è. Fatemi sapere se l'avete trovato. Ormai sei brandizzata proprio. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo che è uscita la prima puntata di Off, la serie web di cui sono protagonista. Vi lascio tutto in descrizione. Vi lascio in descrizione anche i link per acquistare questo qua e per seguirmi su Instagram. Mi raccomando, arriviamo a 15.000 like per una settimana da vegana. Scrivetemi nei commenti il vostro cibo preferito. Ci vediamo domani. Ciao.